Salve, benvenuti a tutti. E dovrò creare una nuova playlist, non so se già l'ho creata. Benvenuti a questo corso di fisica. Siamo alla prima lezione e iniziamo con la prima domanda che dovremmo farci tutte le volte che iniziamo qualcosa e domandarci: bene, questo qualcosa che cos'è? Mi è capitato spesso di avere decine di studenti, anche quando andavo a fare supplenza, nei terzi, nei quarti, addirittura nei quinti, quindi studenti ormai maturi che studiavano questa materia da almeno 2 o 3 anni, di fare una domanda molto semplice: bene, che cosa state studiando? Che cos'è la fisica? Oppure che cosa state studiando? Che cos'è la matematica? Che cos'è la meccanica? Bene. Il 90% degli studenti non lo sapeva. Allora partiamo dalla definizione. Fisica, dal greco physis, significa natura, ma i greci davano un significato di studio della natura, ma lo studio della natura era lo studio della natura, che poteva essere in un qualche modo misurata in maniera oggettiva. Quindi la fisica si occupa dello studio di tutta quella parte della realtà che può essere misurata in maniera oggettiva. Facciamo subito degli esempi perché ci vengono in aiuto. Lo spazio percorso, lo spazio che io percorro, il movimento della mia mano può essere misurato attraverso degli strumenti di misura. E può essere valutato in maniera oggettiva. Nel muovere la mano può essere misurato in maniera oggettiva l'angolo che varia nel tempo o lo spostamento della mia mano rispetto ad un sistema di riferimento. La velocità con la quale la mia mano si sta muovendo. L'accelerazione che c'è all'inizio, in primo perché deriva da una forza che applico grazie ai muscoli, l'accelerazione iniziale e la decelerazione finale. Queste sicuramente possono essere considerate grandezze fisiche. La mia simpatia è una grandezza fisica? È oggettiva? No, perché per alcuni io potrei essere simpatico, per altri assolutamente no. E allora vediamo come la fisica non si vuole prestare a interpretazioni, ma vuole essere una scienza oggettiva, internazionale. Vedremo anche per i sistemi di misura, il sistema di misura internazionale. È un qualcosa che vale dappertutto, in tutto il mondo. Quando io darò delle funzioni, delle dimensioni, delle datasheet, delle comunicazioni di fisica, esse sono incontrovertibili, sono quelle, punto e basta. Andiamo avanti. La misura oggettiva essenzialmente si basa sul metodo sperimentale, che è un metodo che noi riprendiamo dallo scienziato estremamente famoso Galileo Galilei. E su cosa si basa questo metodo sperimentale? Vi è un fenomeno fisico. Questo fenomeno fisico viene osservato per cercare di capire che cosa sta accadendo. Dopo le osservazioni, possono nascere le ipotesi, cioè avviene un determinato fatto che si ripete nel tempo con una determinata legge. A quel punto, se questa legge viene osservata per tante ore, a un certo punto noi possiamo fare delle interpretazioni del fenomeno e quindi possiamo giungere a delle ipotesi. Ma lo dice la parola stessa, l'ipotesi
non è una certezza, è un tentativo che noi possiamo fare per spiegare quel determinato fatto. All'ipotesi, ovviamente, deve seguire qualcosa. Un'indagine che mi permette di verificare tale ipotesi in diversi contesti, perché altrimenti la mia ipotesi va scartata. Solo a quel punto che io verifico, anche in maniera teorica, che la mia ipotesi ha qualcosa che può essere vero, a quel punto posso tentare di formulare la legge, creare una legge, una relazione tra grandezze fisiche in cui stabilisco una equazione, un'uguaglianza. E questa legge, sempre attraverso le indagini, attraverso il metodo della sperimentazione, va verificata. A questo punto, se va verificata, può accadere che la verifica vada a buon fine o che non vada a buon fine, cioè che non riesca a verificare tale legge. Allora, a questo punto, mettiamoci nella situazione peggiore. La mia legge non è verificata, no, riparto dal fenomeno fisico, continuo ad osservarlo, formulo altre ipotesi, conduco delle indagini, cerco di verificare che tale ipotesi possano avere una determinata consistenza. A quel punto cerco di formulare, di modificare la legge, che probabilmente non prendeva in considerazione altri parametri, e la vado a verificare nuovamente. Questo percorso potrebbe ripetersi svariate volte, non è detto che alla seconda volta si riesca. A un certo punto accadrà che questa determinata legge si riesca a verificare per tutti i casi osservati. Allora vi è una verifica sperimentale della legge. E a quel punto si può incominciare ad utilizzarla. La legge diventa una legge che comincia a essere utilizzata e che comincia ad avere una sua notorietà. In realtà, tante leggi della fisica, la fisica è una materia in continuo cambiamento, perché le leggi della fisica in realtà sono valide finché a un certo punto, ipoteticamente, non verranno corrette. Perché se una determinata legge diventa valida solo in certi ambiti, a un certo punto dovrà essere cercata una legge che riesca a spiegare il perché quella formulazione non è valida. A quel punto, se si utilizza la legge e quindi viene utilizzata per fare delle previsioni, delle applicazioni, delle nuove tecnologie, delle valutazioni, degli studi. Bene o male, quindi noi dobbiamo tutto questo anche a Galileo Galilei, che è stato importantissimo nel costituire il metodo sperimentale. Bene o male, tutto quello che abbiamo detto all'inizio del video, fisica, natura, misura oggettiva, essenzialmente è stato poi approfondito attraverso questi passaggi, che ci aiuteranno poi a stabilire perché a un certo punto si può creare una equazione, una legge che mette in relazione diverse grandezze sempre di natura fisica. La forza, ad esempio, ho preso la seconda legge di Newton o la seconda legge della dinamica. Ovviamente ognuna di queste grandezze ha una misura, si appresta ad una misura oggettiva. La forza viene misurata oggettivamente attraverso strumenti di misura, il dinamometro, ad esempio. La massa
viene, abbiamo anche delle tante bilance, misurata, poi diciamo che la tecnologia che sta dietro le misurazioni diventa più un qualcosa di natura ingegneristico, quindi perché poi vi possono essere determinate relazioni tra determinate grandezze, ad esempio la resistenza elettrica con la compressione di estensimetri, e quindi magari si può andare a valutare la massa come cioè si determinano determinate grandezze fisiche di cui si conoscono le leggi, si vede come queste grandezze fisiche possono variare se soggette ad esempio ad una massa, e si riesce a misurare la massa. L'accelerazione, io comincio a mettere qui una freccettina per indicare che queste due grandezze, la forza e l'accelerazione, sono grandezze vettoriali, sono dei vettori. Perché? Ebbene sì, a differenza della matematica, noi in fisica avremo due, essenzialmente due tipologie di grandezze. Delle grandezze che saranno costituite da quattro, mi scuso con i colleghi che finora hanno detto sempre tre, cioè hanno, a mio avviso, dobbiamo elencarne quattro. Scusate il dito, io è un periodo che mi taglio il dito. Allora, la grandezza vettoriale, per definire una grandezza vettoriale, a mio avviso abbiamo bisogno di quattro caratterizzazioni, non tre, come nel 99% dei libri italiani viene affermato. Sicuramente il modulo, lo scalare, l'entità, se torniamo alla massa, 3 kg, 5 kg, 10 kg, il valore, lo scalare, il modulo, sicuramente la direzione, la retta d'azione, eccola qua, una retta della grandezza. Il verso, verso destra, verso sinistra, ci siamo quasi. Vedete che c'è bisogno ancora di una caratterizzazione? Il punto di applicazione. Se io non so qual è il punto di applicazione, non posso rappresentare la mia grandezza vettoriale. E badate bene, il punto di applicazione è fondamentale per coloro che ancora non fossero convinti. Nello studio dei corpi rigidi, se io vado ad applicare una coppia di forze qui o in altri punti geometrici, ovviamente il momento risultante sarà completamente differente. Quindi è fondamentale considerare queste quattro. Poi ci ritorneremo sulle grandezze fisiche, però in questo corso, forse anche innovativo, vi renderete conto che ci sono ci sarà qualcosa di più, qualcosa di diverso, perché nei libri usati al liceo al 95% troverete solo i primi 3 punti, e i miei colleghi potrebbero pensare: adesso c'è il collega Samani che si è impazzito, vuole inserirne un quarto. Sì, non è che sono impazzito, è che se non andiamo a valutare il punto di applicazione della grandezza vettoriale, poco si può dire sugli effetti che sortisce. E poi, dicevamo, ci sono le grandezze scalari, ad esempio la massa, che hanno solo una caratteristica che va considerata: l'entità, l'intensità. A proposito di intensità, questo vettore, che potrebbe essere anche una forza, linea di massimo, quando viene rappresentato la lunghezza di questo segmento, segmento AB, sono 2 punti nello spazio,
dovrebbe essere direttamente proporzionale al valore dello scalare. Quindi se avrò due forze F1 ed F2, se io tenderò a rappresentare F2 in questa maniera, probabilmente, oltre a dare indicazioni sulla direzione verso, sto affermando che F2 sarà minore di F1. Viceversa, se andrò a rappresentare una terza forza con un vettore decisamente più lungo, vorrò rappresentare tale forza appositamente con un segmento maggiore per indicare che il modulo, lo scalare, l'intensità della forza sarà conseguentemente maggiore. Benissimo, sono veramente felice di essermi sbloccato e di aver iniziato questa prima lezione. Fatemi sistemare la videocamera, anche perché le novità non si dovrebbero esaurire qui, perché insieme al corso di fisica deve esserci per forza, le due questioni viaggiano di pari passo, un percorso di analisi matematica, di matematica. E con questo io vi ringrazio, vi saluto e al prossimo video.